Bella ragazzi. Buongiorno a tutti, pescatori belli e brutti. Si vola e si vola. Andiamo un po' a trovare qualcosa di decisamente enorme, qualche luccio, chissà se riusciamo a imbroccarlo. Stagione da lucci, ragazzi. Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi pescatori, buongiorno. Si preannuncia un'altra giornata di quelle pesantissime. Un bel 25 diretto, senza passare dal via. Buongiorno a tutti, buongiorno Carmelo. Buongiorno Sebastian User, buongiorno a tutti. I miei amici pescatori, quelli di online, però non ci sono mai, strano. Strano. Allora, qua le abbiamo prese tutte. Andiamo a scegliere l'esca, ragazzi. Bella a tutti, e l'esca che usiamo. Cominciamo con il Kraken. Direi che questo qua può fare la differenza, un bel crachettino, ma che ne pensate? Un crachettino. Va bene, non mi interessa. Già. Mi raccomando, lasciate like alla faccio un tap sullo schermo video, vabbè, non costa nulla e a me mi aiuta con la pagina, se vi va, se non vi va, amen. Ci siamo. Direi che possiamo partire, ragazzi. L'acqua un po' sporca, però dai, può darsi che qualcosa riusciamo a incassare.
Sporchetto un po' l'acqua, però potremmo incassare qualcosa. Aia. Chissà se riusciamo. Una bollata lì però l'ha data, chissà. Passa sotto, sì, mi sta bene, insomma, no, non tanto. Per lavorare lavora bene. Dobbiamo vedere se c'è qualcosa che vuole mangiare o no. Il mulinello fa di strani rumori, molto strani. Buono come lancia. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. C'è un po' troppo. C'è un po' troppo sporco, non mi piace un granché. Aspettare un po' il sole che esca e vediamo che combina. Ecco qua, mi piace sembra un po' di più. Vediamo se gestiamo la cosa. Meno foglie autunnali, bella. E vediamo se riusciamo a ingabbanare qualcosa di decente o no. Miss Fisherman, ciao. Hola, non so se sei italiano, inglese, boh. Si vola ragazzi. No, non è tanto grande, ce ne sono uno, quattro laghi. Però nessuno qua va a perfici e a lucci, perciò mi diverto anche abbastanza quando hanno voglia di mangiare. Antonio sto pescando con un bel cracherino con colori pesissimi, pesissimi. Grazie per i like, ragazzi, eh. Full timer pesca, vi ricordo che sono su TikTok, YouTube, Twitch. Sono anche su Instagram, ma il canale non è apertissimo perché ho solamente
bloccato in nome. Perciò mi raccomando, anche su YouTube, Facebook. Facebook è abbastanza grossettino. Buona pesca, porco zio. Che ti rifletta come uno specchio mille volte. Vabbè, me la sono cavata anche con un... Ci sta. Non capisco se sono marroni o pesci. Non so, però adesso stiamo a guardare cos'è. Che cazzo combiniamo. Ecco, già in bocca al luccio mi piace un po' di più. Sì, no, ma tranquillo, vecchio. Cioè non... Sì, polleggio. No, sì, l'unica cosa se non prendo niente ti banno, ma polleggio. Ti vola, eh? Sì. Sì, qua ci sono dei luzzi, dei bass, qualche percusso e sovente prendo anche dei gatti americani. Però questo caldo anomalo, boh. Questo caldo anomalo è molto anomalo. Allora, ho cominciato alle 10:35, la diretta la finisco alle 11:30, poi faccio mezz'ora su Twitch, mezz'ora su Facebook, forse anche di meno, anche 10 minuti su YouTube, così faccio contenti tutti. Full timer pesca su Twitch, Facebook, YouTube, devo fare un po' felici tutti. Si vola ragazzi. L'attività è praticamente uguale a zero. Un po' se riusciamo a ingabbanare qualcosa. Perché qua ci sono dei gran marroni che cascano nell'acqua e questa cosa qua non influisce un granché bene perché il pesce viene distratto e si è distratto. Se buonanotte. Gli ultimi arrivati, un bel cracherino senza ardiglione. Questo qua è veramente spettacolare. Anche il costo, porca le. Bella, brutto, il bello e il cattivo. Ma chi è che c'ha quel look lì? Bellissimo, quell'avatar lì. Grazie a tutti i ragazzi che hanno messo like.
Niente. Oh, bell'anza. Grazie Domenico. Grazie Domenico che sei iscritto. Dai, su. Prendiamo un po' di pesci per i miei followers. Porco cane, non sento neanche delle manzattine. Niente, spostiamoci di nuovo. Dobbiamo andare contro dove non ci sono foglie, mi danno veramente noia. Non riesco a lavorare come mi pare a me. Sono in provincia di Bologna. William. Sì, mi sembra William. C'è un po' di... Oh! Brutta oh! Brutta ombra che mi ha seguito e che ha detto no, ciccio, non mangio. Bel pezzettino quello, eh? Già. L'ha rifiutata, porca pistola. Grazie per chi mi lasci like, ragazzi, sulla pagina. Iscrivetevi sul canale. Vi ricordo che sono su Twitch, Facebook, YouTube, Instagram. Non molto attivo, però sono anche lì. Su YouTube sono molto un po' più grosso. Seguitemi, grazie a tutti. Full timer pesca. Allora, questo è più da persico sole, eh? Ma l'ho acquistato online, acquisto tutto online, però sì, è costato, mi sarei lasciato 14 euro. Grazie Cristian di avermi seguito. Quello che mi fa specie è che ho visto solamente un'ombra che mi ha seguito, delle tocche, un emerito zappa. La cosa non mi esalta più di tanto, vi dico la verità, neanche un tocco. Vabbè. Un girello lo facciamo così. Poi vediamo che succede. Anche se qui devo dire la verità, ho avuto molto più successo con degli ondulanti.
andiamo a cercare, adesso sto cercando a mezz'acqua, ma probabile che siano più giù. Anzi anche qua. Vediamo qui se con l'acqua leggermente più bassa se sono attivi. Vibrazione c'è, è anche buona. Non riesco a capire perché non ci dia. Probabilmente sono sul fondo a rompersi i maroni. Ah! Mi è sentito un morsetto, ho sentito un morsetto. Viva gli ondulanti! Devo dire la verità, Christian, sono più patito per le gomme, eh? Però non mi focalizzo su una cosa, se una cosa funziona, funziona, appunto. Vi saluto dall'ombra, ciao ragazzi, da Full Timer Pesca. Bella Vegas. Proviamo quest'angolo qua con legnaie, interessante. Porco cane gli ci ha dato, però piccolino, perché non sono riuscito a agganciarlo. Grazie Enrico, mitico, che la pesca sia con te. Grazie arbitro 29, mitico. Lasciate like. Porco cane, l'ho preso. Sì, ed è anche un gran bass in diretta per i miei pescatori. Merda, che sviglio, ragazzi. No? Ma vaffanculo. Un gattino. Un gattino, un gattino. Vi piace il gattino? Vabbè, lo faccio per divertimento, ragazzi. Se non vi piace come pesco, andate in un'altra pagina. No problem. Bella ragazzi, ho preso il gatto, ho preso un gatto. Dicevo che era un bass gigante, ma porco cane. Dicevo che era un bass gigante, devo dire la verità. Dicevo che era un bass gigantesco. Hanno preso un altro? L'ho preso un altro. Ma non ci credo. Ne ho preso un altro, ragazzi. Chissà. Un gatto? No, aia, mi è andato via. Ma porco cane. Non ho capito cos'era. Sembrava un bass questo, però. Qua
Sono in provincia di Bologna. Mi sa che ho trovato la buca perché sono decisamente molto incazzati sto giro. Ciao Francesco, pezzo 177. Ho 2 o 3 orette prima di andare a lavorare. Sì, questo è un lago, in provincia di Bologna, Matteo. Grande Modena, Matteo. Diciamo che tu sei più fortunato, sei più vicino a dei gran canali. Grazie Samuele. Aia, me tocca. Dopo un giro a gomma lo faccio, però preferisco sempre roba che vibri. Non spesso. Quando posso vado fuori alla Foce del Po a sgombri, perché sono un centinaio di chilometri. Non ho molto tempo. Mi sembrava di aver beccato la buca. Minchia, dal Friuli, vecchio, vai delle trote da paura. Questa è una canna da 10, 15. E sto lanciando un 15 grammi, un Kraken. Un amo singolo, perché il regolamento è così qua. Infatti se avessi l'ardiglione, cioè la ancoretta, ne prenderei di più. Però le tocche ci sono, eh. Non riesco a agganciarli bene, però ci sono. Ciao Samuele. Dove sta? Più vicino alla legnaia. Il filo è grosso, siamo sul 25. Proprio nei tiragli nei denti, anche perché qua l'acqua è un po' scura, perciò gli riesco a prendere meglio. No, le ancorette sono vietate. Amo singolo e senza ardiglione. Infatti delle tocche ne vedo, ma per esempio lì ho visto un bel movimento. È un trucco degli youtuber, Alex, vai a studiare, ci sono degli apparecchi appositi. Allora, su TikTok ti fregano, però su Twitch, YouTube e Facebook puoi tranquillamente collegare la webcam, Action Cam, al petto.
la colleghi direttamente al cellulare e poi vai direttamente. La maggior parte fa così. Ah no, ho preso il fondo, sto giro. Ho preso il fondo! Ecco, l'unica cosa positiva di aver l'ambo singolo che non si incaglia. Quell'ancoretta l'avrei già perso. Mi raccomando ragazzi, lasciate like sulla pagina. Non sono matto, parlo al telefono. Ah, lo so perché. Ho tutta la mia comunità. Grazie Marco Squalo. Niente, qua c'è un po' di. Capisco, però l'altra volta non si sganciava mica. Aia. Aia. Data di culo anche stavolta. Ovviamente mentre pesco arrivano le telefonate del lavoro. Ah, che pazienza ci vuole. Niente, rispondiamo dopo. L'ultimo lancio e poi rifiniamo il giro, poi dopo cambia. Bella Samuele, spero che hai fatto un video. Ecco, la cosa di prendere il serra mi piacerebbe, anche perché tirano anche cucchiaini. Ma prima o poi ci andrò. Per lavorare bene, lavora bene, eh. Il Kraken fa. Grazie Marco Squalo. Li cerchiamo fronte a retro. Ah, in teoria luzzi, persici, ho preso due pesce gatti americane, un basso è andato via. No, no, niente trota. Niente, non c'è nulla qua vicino. Un po' più vicino. Andiamo piano sto giro, perché si sono addormentati da là. Ma si chiama Expander Spinning della Trabucco. Però non mi piace un granché. Troppo morbida per i miei gusti. Preferisco cose che possa tirargli nei denti. Preferisco più rigida. Ci allarghiamo un attimo.
la faccio vedere. Grazie a chi mi lascia like. Ecco. O vengo a pescare io, mi vogliono tutti adesso. No, non rispondo a nessuno, guarda. Basta. Ci penso a mio figlio. Sì, trabucco. L'ho scoperto anch'io da poco. Credo che facesse solamente del vino. Tocca. Tocca non decisiva. Grazie Alvin. Bello di pescare durante la settimana è che non c'è praticamente nessuno, perciò ti fai molti cazzi tuoi, è l'unica cosa positiva. Luzzi Bass, ho proprio preso due americani e ho perso un bass. Mi raccomando ragazzi, like alla pagina, è importante. Prima col gatto credo che fosse un basso enorme, infatti mi sono dico l'ho preso. La temperatura si sta alzando adesso. Scusate. Sì, un gatto, due gatti? Due gatti. E un basso è andato via. Sembrava altissimo, non so a cosa ti riferisci. Voglio stare un po' fin qua, oh, non ci... ma pensa a te, oh. Va bene. Oh, comunque quest'anno dei gran moschini, non so voi, moschini su moschini, delle mosche dappertutto, ma che quanti cadaveri ci sono in giro? Lasciamolo riposare un attimo e poi tiriamo. Come sempre, grazie Marco Squalo. Ah, è andato via. Oh, finalmente un lancio come si deve. No. Il doppio, Gianluca, è un 4.000. Dov'è? 4.000.
4000 katana. Aspetta che te lo faccio vedere. Nasce per il feeder, però devo dire la verità, fa il suo sporco lavoro anche a spinning pesante. Un buon rapporto qualità-prezzo. Sì, adesso ultimamente sta facendo dei rumori, ma ogni tanto gli metto il suo grassino e va liscio come l'olio. Sì, anche il 3000 potrebbe andare bene, anzi delle due forse anche meglio. Sopra i 20 grammi, anche perché non sai mai che cosa costi qua. Poi adesso qui, ma quando vai in fiume ti può arrivare il cavedanello come il siluro da 30 kg. La faccenda diventa un po' impegnativa. La faccenda diventa un po' impegnativa. Mi raccomando, ragazzi, seguiteci anche su YouTube, Facebook, Twitch, su tutti i canali social che conoscete. Poi, se andate a vedere su YouTube e leggete la descrizione del canale, volete partecipare, noi ci siamo. Anche su Facebook. Sempre Full Timer Pesca. Bella, ragazzi. Bello, bello lancio questo. Sì, ma infatti, Luca, la prossima mossa sarà il cucchiaio. Sì, che li vado a cercare sul fondo, anzi, faccio proprio così, guarda. Già sto a fare, ragazzi, faccio un po' di pubblicità allo sponsor, che siete anche abbastanza. Rainbow Team Bologna, se venite, andate in questa palestra qua, dite che seguite Full Timer Pesca e avete degli sconti. Bella rega, per quelli di Bologna, se c'è qualcuno. È lo sponsor della pagina. Allora, mettere. Però devo trovare uno bello cazzuto, sennò non ha senso. E il bello cazzuto e il bello cazzuto, ecco qua. Abbiamo anche esche alternative, eh? Voi non ci crederete mai. Ma quanti cavede ne ho preso con questo? Lo so. Voi direte, cazzo dici? Ma questo ho preso troppi cavedani. È pesissimo, ragazzi, è pesissimo. Poi. Non ridete, mi raccomando, non ridete.
Marco Squalo, forse è l'unico che ha capito. Va bene. Ovviamente sempre questo qua mi ha dato delle dischette soddisfazioni, eh. Me li va proprio a cercare sul fondo. Ci trasferì anche alla baracca. Sono Pierin che fa la cacca. Eh no, questo no. Da questo stato sta per fare la cagata. Riproviamo nell'angolo qua, perché cambiando artificiale potrebbero anche essere un po' più simpatici. No, vabbè, ma non ce l'hanno tutti, eh. Questo dà delle belle vibrazioni. Bell'amore per la pesca 87. Buongiorno a te. E son ragazzi. Niente qua, mi sa che li ho già sfondati tutti. Riprovo a lungo argine, a vedere se riusciamo a trovare qualcosa di. Trovo qualcosa che c'hanno le lettane qua. Niente. Cambiamo totalmente zona. Il collegamento tra lago e lago fa sempre un po' la differenza, eh. Vediamo se riusciamo anche a ingabbanare qualche basso qui sotto. Buongiorno a tutti, vi ricordo ragazzi che siamo anche su YouTube, Twitch, Facebook, sempre con il nome di Full Timer Pesca, perché ci vuol seguire anche lì. Sì, adesso ci provo, no, sto cercando i bass sottoriva. Dopo mi sposto. Oh! È andato lì! Porco cane, l'avete visto? Porco cane! Lo sapevo che era lì, sto gnoppo. Ancora un po' mi salta in bocca, oh. L'hai visto, Marco? Sì, no! Era sempre lui, si vede che non l'avevo pizzicato.
Non l'avevo pizzicato. Mi raccomando, ragazzi, lasciate like alla pagina. Non l'avevo pizzicato bene, porcale. Dei pesci gatti americani e due bass slamati. Se capita il luzzo mi diverto. No, quel bass là l'ho pizzicato, perciò almeno per 3-4 giorni non ha un bel ricordo. Luci persici, lucioperca, ho preso dei gatti americani. Ah, tocca, ma è andato via. Mi raccomando, ragazzi, lasciate like alla pagina. Ancora un quarto d'ora e poi passo su Twitch. Posso vedere un po' il lago. Proviamo un po' qua sotto a questi ostacoli qua che mi piace sempre tanto. No, al vivo no, a parte che non ce l'ho. Il cucchiaino sarà un 10 grammi, molto vecchio, vecchissimo. Grazie Mauro per aver seguito la pagina. Vi ricordo che sono su Twitch, YouTube, Facebook, porco cane.
D'altronde pescare con un amo singolo è un po' un problema. È sempre un problema. Grazie Luca. Porco cane. No, niente. Sto usando un ondulante con due palette per massima vibrazione, perché si comincia a prendere qua verso le 12 e mezza l'una, ma devo scappare dopo lavorare, perciò preso ah! Niente, non era convinto. No, Alberto, eccolo. Porco cane. Ma va a fanzoom, va là. No, ma le tocche le sento. Il problema è non avendo l'ancorina. Non avendo l'ancorina non. Cioè deve proprio mangiarlo, capito? Devo per forza pescare con un amo singolo qua. Mi obbligano così. Provo ancora qui. Lungo l'argine perché mi piace molto, eh. No, ma mi piace muovermi, ma. Mi piace muovermi. Non riesco a star fermo. Se devo far fermo, pesco altri tipi di pesca. Non a spinning. No, non si può. Andiamo a cercare in fondo. Andiamo a cercare in fondo. Bella ragazzi. No, non è che devi muoverti, è che non piace a me. Sì, puoi rimanere sul posto, cambiare esca. Dipende uno come l'affronta. Sento qua, però sento qua che ci sono dei bei pesci. Andiamoli a cercare sul fondo. Luci, black bass, perca. Ho agganciato degli americani incazzatissimi. Questo mi è andato via, eh. Ed è un buon segnale. Un buonissimo segnale. Se. Ma dipende uno come la vive, eh. Giustamente, se te ti trovi meglio a muoverti, ti muovi.
Non è così. Puoi avere ragione te, o posso avere ragione io. Però non è la prima volta che vengo in questo posto qua, eh. Ti posso garantire che non è sempre così. Grazie Davide. No, no, niente trota. Bella ragazzi, buongiorno a tutti. Vengo durante la settimana perché non c'è un cane. Sabato e domenica non è gestibile per me. Quasi mi fa proprio. Siamo in provincia di Bologna. Provincia di Bologna. Bella ragazzi. E sono ragazzi. No, ancora troppo fredda l'acqua. Ci si comincia a divertire un po' più tardi qua. Mi è andato via, porco zio. Ma porco cane, che bella ferrata che mi ha tirato. Un po' più dura era questo, eh. Un bel colpo duro, sperando di non averlo ferito più di tanto. Se riusciamo a riagganciarlo. Grazie Lorenzo. Grazie puntini puntini. Bella questa, mi piace. Qua c'è il basso, sicuro. Grazie a chi mi segue. Vi ricordo che siamo anche su YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, anche Twitter. Però sono meno forte. Twitch, andate anche su Twitch, ragazzi. Si vola! Andiamo a cercare un po' in mezzo.
239. Mettete like alla pagina, ragazzi, iscrivetevi. Ringrazio tutti per chi lo fa. Adesso dopo andiamo dall'altra parte, che ho visto del movimento. Beh, ah, è andato via. È andato via. Sono in provincia di Bologna, Francesco. Sì, tempo anomalo proprio. Bisognerebbe beccare una prima di una perturbazione, se arriverà. Ci fermiamo un attimo. Niente, non ne vogliono mezzo di mangiare belli. Andiamo a cercarli sul fondo. No, Francesco, dove sei? Di dove sei? Dalla parte della Romagna o dell'Emilia? Gran Matura è qua, guarda, qui. Sai, mica che forza, ragazzi. Tap tap, cliccate sullo schermo del video, lasciate like. Grazie a tutti. Sopravviamo di qua, eh. Oh, quanta bella robina che vedo là, li vedete, eh? Minchia, ma è con carta. Però quello là potrebbe essere anche qualcosa di diverso. Sì, ma vai, allora. Cioè, lì c'è il po'. Sai il po'. Che cacchio te ne frega di andare in un loghetto. Oh! Di qua l'attività dei bus però è più accentuata, non capisco perché. Ma lì dell'acqua ce n'hai, eh? Ci sono dei bei po', tutti i suoi affluenti. Porco zio! Sono delle ex cave adibite, delle ex cave che ha messo a posto. E praticamente nessuno qua viene a spinning. Ma devo tirarci per forza perché c'è un amo solo, devo avere la sbusonante che sia in linea. Perché se no non riesco a agganciarli, avessi l'ancorina avresti anche ragione te, fa tutto da solo. Purtroppo adesso te lo faccio vedere perché non è sempre. Vedi?
lancio. Questo va becchiando da sotto, eh. Mi piacerebbe farvi vedere un gatto, ragazzi. Un persico. Però non è l'ora adatta adesso. No, no, basso, americani perca, Lucci. Sono praticamente tutti predatori. No, adesso provo così, poi dopo provo la gomma con il campanello davanti. Se faccio fino alla borsa dei lanci, se non sento neanche un tocco. L'ho capito, però mi viene di riflesso, perché in parte è anche il fondo, però certe volte non lo è, non è semplice. Grazie Luca. Vi ricordo. Ah, tartaruga! Vi ricordo che siamo anche su Twitch, YouTube, Facebook. Se volete seguirci anche lì, sempre con nome Full Timer Pesca. Bella ragazzi, buongiorno a tutti chi si è collegato in questo momento sul canale di Full Timer Pesca. Faccio un po' fatica io se sento qualcosa che mi imbilucca. Però ho capito, con l'amo singolo, sempre una pesca. No, no. Minchia, poi sento dall'altra parte che saltano i bass. Ezze, ragazzi, ezze. Lo sapevo io. Bel testone questo. No, ho detto una cagata. È un gattonzo. Un mini gattonzo poi. Anzi, fa quasi ridere. Un mini gattonzo. Va bene. È di quelli che brontolano. È di quelli che brontolano, senti?
Senti che brontola. Lo sentite? Di qualcosa? Niente. Andato. El gatos. Ma il problema delle trote è che le trote sono molto più vorazzi, eh? Avendo i denti, mangiano in maniera diversa come il luzzo. Non gliene frega un cazzo, loro cercano di triturarlo certe volte, non ingoiano. La mangiata è completamente diversa. Ciao Caterina, come la vedo io, eh? Però ho detto non sono un pro, noi lo facciamo solo per divertirci. Grande la bestia. Un ondulante, sto usando un ondulante con un amo singolo. Dopo se metto lo faccio vedere. Questo. Vedi? Questo qua lo usavo per i cavedani e via. Ah, sì, vabbè. Il problema delle trote che sono estremamente più delicate. Non so se l'ingoia praticamente è morta. Niente, credevo di aver beccato la buca, ma non l'ho beccata. Passiamo ad andare in fondo. No, sono in provincia di Bologna. Magari. Grazie Dani. Cerchiamoli di là. Lasciamo andare in fondo e poi recuperiamo.
bella ragazzi. Andiamo frontespizio. No, ma in mezzo saranno 4 metri. Ah, lì ci sono dei posti da paura, solo acqua. Sì, dei gatti. Gatti americani. Piccoli. Tocca. Porcale. Ma devi beccare i momenti giusti, eh. Secondo me, se sai nuotare, dovresti andare giù d'estate con la maschera e guardare i punti buoni, perché i laghi. E poi da lì decidi. Se sai nuotare, dovresti andare giù d'estate con la maschera e guardare i punti buoni, perché i laghi. E poi da lì decidi. Ciao, muori. Poi devi trovare dei fiumi, dei torrentini che entrano, devi perlustrarlo bene. E trovi qualcosa che entra, e gli porta cibo, ti metti lì, li becchi per forza. Guardare come pescano i locali. Ah, niente. Ah sì, se poi ci abiti vicino, guardi come pescano i locali, evitare dove ci sono le reti, trovare i canneti. Se hai due soldi da spendere per un ecoscandaglio, è un attimo, eh.
ragazzi, tac tac sul video, mettete un like. Eccolo, preso. No, mi è dato via. Ma porco cane. Mi è andato via. Mi è andato via. Sembrava decisamente bello. Ho sentito una bella botta. Una bella botta ho sentito. Chissà se con questa luce qua si sono mossi un attimo. O solamente una finta. Allora, direi che ho preso due basso Dalmati sotto riva e due o tre americani. Adesso, proprio adesso, mi ha tirato una pacca nella canna pesissima proprio. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi alla pagina. Siamo anche su YouTube, Facebook e Twitter. Anzi, a mezzogiorno passo su YouTube. Così tengo vive tutte i social. Anche se lì siamo di meno, eh. Sì, troppo. Troppo, Marco. Ho bisogno di roba più rigida che posso tirargli nei denti. Questo è veramente un grave handicap per questa. Questo è veramente troppo sensibile. Non mi piace per niente l'azione che ha. Troppo in ritardo. Sì, quando l'hai agganciato è anche divertente. Però non mi piace. Non mi piace per niente questa azione qua. No, Luzzo basso. Ah, che palle. Qua. Espande il trabucco 10-25, Uninello Katana 4000. Filo del 25 diretto perché l'acqua è sporca e sto usando un ondulante che usavo da Keppi e Cavedani, amo singolo senza ardiglione come da regolamento. I moscini mi fanno impazzire. Però qua dentro la gomma non mi ha mandato dei grossi risultati, devo dire la verità, eh. Anzi, per niente proprio. Delle due pesciolino finto a gomma, ma proprio il verme a gomma. E direi che ci siamo! Stai parlando di bass? E io ti do un bass! Lo vuoi il bass? Senza ardiglione, salita tutti i fans di Full Timer Pesca. Ciao ragazzi! Porco cane, ti ho preso! E
la sala si è ammutolito. Provincia di Bologna, ragazzo. Ragazzi, passate per chi mi vuol seguire su YouTube, se volete. Perché adesso passo là. Saluto tutti in anticipo adesso, perché devo fare in alternanza tutti i social, anche se sono molto più forte su TikTok. Buona, ultimo lancio e passo su YouTube, ragazzi, eh. Full timer pesca. Ci vediamo su YouTube, ragazzi. Ciao.